Cari amici, ben ritrovati nel nostro appuntamento con la parabola del buon samaritano. Chi ci guida è Lucia Schiavinato, ci guida con la sua testimonianza di vita di donna che ha percorso le strade dell'amore e ha scoperto che l'amore vince sempre. Abbiamo imparato nei nostri incontri precedenti a conoscere i personaggi che si trovano a percorrere questa strada, il malcapitato, i briganti, il sacerdote, il levita. Ecco che ora è giunto il momento di far la conoscenza con il protagonista della parabola, il samaritano, anzi il buon samaritano, perché la tradizione popolare ha sempre messo questo aggettivo davanti a samaritano, non c'è nel Vangelo buon samaritano. Siamo noi che l'abbiamo definito, lo definiamo buono, perché quel samaritano potremmo dire è proprio il testimone della bontà. E allora conoscere il samaritano è veramente metterci alla scuola della bontà umana, quella bontà umana che è riflesso della bontà di Dio, pensando poi, come avremmo poi più volte modo di vedere nei prossimi incontri, che nel samaritano c'è tutto l'agire di Gesù. Chi è il samaritano? È un abitante di una regione, la Samaria, che si trova nella terra di, di, di Palestina. Non è un nome proprio. Del resto non conoscevamo neanche il nome proprio degli altri personaggi. Però dire subito, ecco adesso arriva un samaritano, è già sufficiente per capire tutto di lui. Comunque sappiamo bene chi è, anche se non conosciamo il suo nome. Anzitutto, se fossimo stati gli ascoltatori diretti della parabola di Gesù, il samaritano era l'ultima persona che ci si poteva aspettare di incontrare sulla strada di questa parabola. E la cosa più incredibile e scandalosa è vedere il ruolo che Gesù fa assumere al samaritano, il ruolo di modello dell'amore al prossimo. Il samaritano infatti apparteneva ad una categoria verso la quale gli uditori di Gesù nutrivano una viscerale avversione. Tra giudei e samaritani si coltivava da tempo un reciproco disprezzo. I samaritani erano considerati popolazione eretica, mista, non erano considerati appartenenti alla stirpe ebraica. I giudei disprezzavano i samaritani al punto che nelle sinagoghe li maledicevano pubblicamente e si pregava a Dio perché escludesse dalla vita eterna i samaritani. C'erano spesso atti di rappresaglia nei confronti dei samaritani. D'altra parte, i samaritani non si comportavano poi meglio degli ebrei. Sappiamo dal Vangelo poco... Poco prima di questa parabola, che cosa è accaduto? Gesù deve attraversare un villaggio di samaritani perché sta andando a Gerusalemme, ma i samaritani gli impediscono il passaggio. E sappiamo bene come gli amici di Gesù, Giacomo, Giovanni in particolare, invocano una rappresaglia da parte di Gesù, fa scendere il fuoco del cielo. Questo è il contesto in cui... Vive la figura del samaritano, un contesto di disprezzo, di scontro e Gesù apposta fa del samaritano il protagonista, il modello dell'amore per il prossimo. Non dimentichiamo un'altra cosa, che tra gli insulti più duri nei confronti di Gesù ci fu anche questo. Non abbiamo forse ragione di dire che tu sei un samaritano e un indemoniato? Un indemoniato era equiparato a un samaritano e Gesù viene trattato dai suoi nemici, dall'opposizione religiosa in particolare, come un samaritano, quindi un eretico. Quindi è facile immaginare la sorpresa, lo stupore, lo scandalo, diciamo degli uditori di Gesù nel sentire il ruolo attribuito al samaritano, ripeto, di essere il modello dell'amore al prossimo. Cominciamo a camminare con il samaritano. Il Vangelo dice che era in viaggio, degli altri si dicono che passavano, lui, di lui solo si dice era in viaggio, cioè questa espressione fa intuire che quell'uomo aveva un programma preciso e si può pensare allora che avesse una certa fretta, aveva impegni irrinunciabili e lo capiamo anche dal fatto che dopo aver soccorso quel povero uomo mezzo morto sulla strada, lo affida all'albergatore dicendo poi al ritorno ti rifonderò quanto tu hai speso. Cioè fa capire che ha fretta, però nonostante quella fretta e nonostante il fatto che quello fosse il suo nemico, il Samaritano si è fermato, lo ha soccorso. Questo dice la dimensione profondamente buona del cuore di quell'uomo. Ancora una volta la bontà non conosce confini, non conosce appartenenze di razza, di religioni, di cultura. Era in viaggio. Sostiamo ancora su questa notizia. Era in viaggio. Vedete, tutto nel Vangelo può essere seme che fa crescere intuizioni, percezioni nuove, più profonde. Quel viaggio non è il viaggio solamente di un abitante della Samaria, quel viaggio è il viaggio di Dio. Chi è veramente in viaggio? È Dio che si è messo in viaggio, è Dio che ha percorso il grande cammino che lo ha portato a condividere la nostra umanità. Già lo abbiamo meditato negli incontri precedenti. Questo Dio che è disceso: è disceso, tu scendi dalle stelle ed è disceso dentro la nostra povera umanità. Questo è il viaggio di Dio. Un Dio che viaggia dentro la nostra povera umanità. Ma come viaggia? E qui allora. Iniziano i verbi, i verbi di questo viaggiare di Dio, di questo viaggiare del Samaritano, i verbi che caratterizzano i movimenti dell'amore del Samaritano. Padre Davide Maria Turoldo dice: cominciano ora nel Vangelo i verbi del nuovo mondo, i verbi della nuova storia che sarà quella di Dio, di Dio venuto sulla terra venne verso di lui. Quest'uomo in viaggio, dice il Vangelo, passandogli accanto letteralmente, quell'uomo in viaggio venne verso di lui. Gli altri due passano oltre, passano dall'altra parte della strada, lui va verso quel malcapitato. C'è una direzione precisa, va verso quel malcapitato. Il viaggio di Dio ha una direzione precisa, viene verso di noi. Quante volte forse noi abbiamo presentato altre immagini di Dio. A volte magari lo si diceva per scuotere un po' i bambini, guarda se ti comporti male il Signore non ti guarda più, va via da te. È tutto il contrario. Se ti comporti male, noi andiamo via dal Signore, noi non lo guardiamo più, ma Lui viene verso di noi. È l'immagine di un Dio che viene, quella che ci dovrebbe colpire profondamente. Perché vedete amici, in questo Dio che scende, che si mette in viaggio, che viene verso di noi, c'è l'inversione del cammino di ogni religione. Di ogni religiosità. Ogni religione è una strada che va verso Dio, è la strada che l'uomo percorre per giungere a Dio. Il cristianesimo non è una strada che l'uomo percorre per raggiungere Dio. Il cristianesimo è la strada che Dio si apre per raggiungere ogni uomo. È lui il samaritano che ci raggiunge dentro ogni condizione della nostra vita. Potremmo dire allora con Papa Francesco che questo andare verso di lui è l'atteggiamento di una chiesa in uscita, di una comunità di credenti che escono sulle strade del mondo, che vanno verso. È lo stile di Lucia Schiavinato. Una donna che ha saputo andare sempre verso qualcuno. Scrive Lucia in una lettera poco prima di morire alle sue volontarie. Vorrei che ciascuna di voi dilatasse il suo cuore e illuminasse la sua mente. Che ciascuna di voi avesse il concetto di fraternità universale che non sopporta alcun limite di tempo, di luogo, né alcuna remora proveniente dalla sua personale grettezza. Nella carità o si cresce continuamente o inesorabilmente si diminuisce. Lucia sa che in questo andare verso non c'è nessun limite di tempo e di luogo scrive ancora per spingere le volontarie all'audacia di andare anche verso le situazioni più difficili. Vi deve stare a cuore una grande apertura e subito perché la necessità di bene urge alle porte e non si può tenere chiuse le porte per eccesso di prudenza. Bisogna anche rischiare per il regno di Dio. Il regno dei cieli verrà vinto dai violenti e dai coraggiosi, ma occorre il fuoco dello spirito. Lucia lo ripete, non si può tenere chiusa la porta. Se tu apri la porta è per andare verso qualcuno. Papa Francesco ci ricordava all'inizio del suo pontificato che non basta aprire il cuore della nostra vita per accogliere Gesù, che sta alla porta e bussa. Benissimo, importantissimo, ma una volta che l'hai accolto devi lasciare uscire Gesù, devi spalancare la porta perché Gesù possa andare verso gli altri, ma verso gli altri Gesù ci va se tu lo porti, grazie alla tua azione. Il samaritano va verso quell'uomo. Vedendolo si avvicinò. Andando verso quell'uomo, la prima parte, potremmo dire, del suo... il primo senso del corpo, della vita del samaritano è lo sguardo, sono gli occhi. Vedete, anche i due funzionari hanno visto, anche loro hanno usato gli occhi. Hanno visto bene si sono resi conto della situazione e proprio perché era una brutta situazione sono passati dall'altra parte. Potremmo dire che il sacerdote e il levita giungono sul luogo del male, del problema, della situazione difficile, toccano il problema, fanno la diagnosi precisa, è un problema molto grave, molto serio, però lasciano tutto com'è, non muovono un dito. È il nostro stesso rischio. Anche noi vediamo, facciamo tante analisi della situazione, siamo capaci di fotografare la realtà della società, della Chiesa, tutto ciò che va male, tutto ciò che dovremmo, si dovrebbe cambiare, gli altri dovrebbero cambiare. Tutte analisi precise, articolate e poi. Il sacerdoti e il Levita vedono l'uomo sulla strada, ma lo vedono con lo sguardo di chi è attento, prima di tutto, al loro ruolo, a ciò che loro devono fare. Potremmo dire, alla fin fine, che dal loro punto di vista, il sacerdote il e il Levita hanno visto giusto. Hanno visto che c'era un problema grosso, che però quel problema grosso. Andava contro i loro progetti e allora ciò che loro vedono è la loro vita, se stessi, vedono se stessi, vedono il loro progetto, vedono le loro cose da fare. Nel vedere del Samaritano, invece, c'è una grande compassione. Il Samaritano vede, ma subito ci viene detto che ebbe compassione, uno sguardo pieno di compassione. Quel Samaritano vede un uomo che soffre, non vede un nemico, non vede uno sconosciuto, vede un uomo che soffre. Quel Samaritano ha lo sguardo di Dio. Quando Dio viene incontro a noi non vede il nostro peccato, vede la nostra sofferenza, causata dal peccato sicuramente, ma vede la nostra sofferenza. Quel Samaritano non si chiede chi sia quell'uomo. Non si chiede che cosa potrebbe capitargli se si ferma ad aiutarlo. Potrebbe perdere tempo, denaro, stima da parte della sua gente. Vedete amici allora come il verbo vedere sottolinea che ogni forma di impegno, di responsabilità, inizia proprio con questa consapevolezza piena d'amore. Vedo ma vedo la tua sofferenza, vedo il tuo bisogno, non vedo le mie paure, non vedo me stesso. C'è una preghiera eucaristica in cui noi chiediamo al Signore, donaci Signore occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli. Nel Vangelo qualcuno ha notato che la parte del corpo di Gesù più in vista è proprio la vista, sono i suoi occhi. Quante volte si dice che Gesù vide? È uno sguardo penetrante, attento, avvolgente, commosso, d'amore. Non sfugge nulla allo sguardo di Gesù. Oggi noi avvertiamo una grande carenza di occhi. Il nostro mondo manca di occhi, di occhi nel cuore. Siamo malati e ciechi che non sanno vedere o vedono male. E questa capacità di vedere le sofferenze umane ci ricorda che il primo contatto che noi stabiliamo con chi soffre, come è accaduto per il Samaritano, il primo contatto avviene attraverso lo sguardo. L'ammalato, il sofferente, legge subito il nostro sguardo. Si rende, conto, si rende conto se abbiamo uno sguardo di paura o di disagio, o di interesse invece o di amicizia, perché lo sguardo è una porta che si apre, un invito ad entrare, a sentirsi accolto, amato. Qualche tempo fa un prete mi raccontava di un incontro con una persona giovane segnata da una grande fragilità. E questo prete mi diceva, quel giorno ero stanco, l'ho ascoltato, questa persona, e a un certo punto questo giovane mi dice, sai, dice, io ho fiducia di te. Sai perché? Perché hai gli occhi buoni. E gli diceva quel prete quanta forza le ha dato questa frase, questa espressione. Gli occhi, gli occhi parlavano. Lo sguardo parla. Quella donna quando guarda vede diceva Pierpaolo Pasolini di Madre Teresa di Calcutta, quando guarda vede. E pensando poi proprio a Madre Teresa di Calcutta, sappiamo quanto quello sguardo non basta che sia uno sguardo attento, ma deve essere uno sguardo sorridente. Madre Teresa non accettava persone che non sapessero trasmettere una gioia nel loro servizio e tutti noi sappiamo quanto è importante uno sguardo sorridente. È veramente una risorsa personale e anche pastorale. Lo sguardo sorridente. Oggi viviamo un tempo di pandemia, dove l'uso della mascherina ci obbliga in qualche modo a mettere in risalto questa parte del nostro corpo, lo sguardo. Un vescovo qualche tempo fa introducendo l'invito a scambiarsi il segno della pace, dicendo che non si, ci si può dare, per motivi che ben sappiamo, dare la mano, però questo vescovo diceva scambiatevi uno sguardo e un sorriso di pace. Lo sguardo parla, lo sguardo tocca, un sorriso può comprendere anche le lacrime. Anche quando è difficile sorridere, non si può rinunciare al sorriso. Stiamo attenti a non far passare per autenticità la preoccupazione per noi stessi. Capita a volte di dire non ho voglia di sorridere perché oggi ho i miei problemi e se lo facessi sarai falso. Ma tu sorridi per dare qualcosa ad un altro che non ne può nulla se tu in quel giorno hai i tuoi problemi. È importante allora ricordare che il sorriso ha una forte potenza di trasformazione, trasforma chi lo riceve, il sorriso rivela la bontà di Dio. E dice un autore che tante volte abbiamo ascoltato in questa sua espressione, dice nessuno è così ricco da non aver bisogno di un sorriso, nessuno è così povero. Da non avere un sorriso da donare. E quante volte il sorriso dei poveri, dei malati, talora di chi sta per morire, è un dono straordinario per chi lo riceve. Mamma Lucia scrive: Non ho alcun motivo per trattenere o allontanare dal volto il mio sorriso. Una creatura triste, musona, accigliata, brontolona, Allontana tutti. Siate creature felici, siate portatrici di gioia perché portate Cristo. Datelo con il vostro sorriso, con le attenzioni fraterne. Vogliamo concludere con una preghiera. Gesù nostra speranza. Il tuo Vangelo ci permette di percepire che anche nei momenti bui Dio ci vuole felici, ci vuole portatori di sguardi di gioia e la pace del nostro cuore può rendere bella la vita di coloro che sono intorno a noi.